Mother, tell your children not to walk my way. Tell your children not to hear my words, what they mean, what they say. Mother, mother, can you keep them in the dark for a while? Can you hide them from the wedding world? Amici di Ranza, benvenuti ad una nuova puntata dello spazio dedicato al calcio spagnolo. Ci sono state novità nella classifica della Liga per quanto riguarda questa settimana. Infatti, l'Atletico Madrid è ora solo al comando con 57 punti, seguito dalla coppia Barcellona-Real Madrid che insegue a 54. Il tonfo in casa degli uomini del Tata Martino contro il Valencia ha complicato le cose al Barcellona, che questa settimana cercherà di rifarsi ai danni del Siviglia. Il Barça, con Neymar infortunato, vari problemi societari e una non ottima forma del suo astro Leo Messi, ha sofferto una clamorosa rimonta da parte del combattivo Valencia, che quest'anno non naviga in buone acque. Alexis Sanchez, una vecchia conoscenza del nostro campionato, ha illuso i padroni di casa, che dopo essere passati in vantaggio hanno subito l'1-2 della squadra CE. Il solito Messi sul rigore ha rimesso le cose a posto, prima del definitivo 2-3 di Paco Alcácer. I culé si sono rifatti in coppa, vincendo per 2-0 nella polemica semifinale di andata contro la Real Sociedad. Dal rigore non concesso agli ospiti per una trattenuta in aria di Mascherano ai danni di Carlos Vela, si è passati in pochi secondi al gol del vantaggio di Busquets nel capovolgimento di fronte. La Real Sociedad, rimasta in 10 dopo le proteste, ha poi subito la beffa con l'autogol di Zubicarai, che con tutta probabilità chiude i giochi per la finale. Nel primo derby di Madrid, la squadra di Carletto Ancelotti ha demolito per 3-0 l'Atletico, che ha sottovalutato il nemico storico. Nella prima giocata dell'incontro, la deviazione di Insua sul tiro di Pepe ha portato in vantaggio i padroni di casa, che poi hanno aumentato il bottino con il solito gol di Gesé. Anche sfortunato l'Atletico, che nel finale subisce il terzo con un tiro di Di Maria deviato da Miranda. Se la finale di Coppa sembra ora solo un miraggio, gli uomini di Simeone possono consolarsi con il campionato. Non dovrebbe preoccupare infatti la sfida con l'Almeria, mentre il Real Madrid ospiterà il Villarreal senza Cristiano Ronaldo, al quale sono state confermate le 3 giornate di squalifica. Il portoghese è stato protagonista di un incontro ravvicinato con alcuni giocatori dell'Athletic Bilbao nell'ultima giornata di campionato. Punito sul campo con l'espulsione diretta, sconterà ora 3 partite, ma potrà essere pronto per il big match del Calderon che potrebbe decidere la Liga. Per oggi è tutto, vi aspetto la prossima settimana. Un saluto da Valentina Porco.